sul mio canale YouTube. Vado a fare questi panini, panini allo yogurt morbidissimi. La ricetta l'ho presa sul blog di La Magica Cucina di Luisa Bertolino. La ricetta però è di Tina Scalisi, dell'amica Tina Scalisi. Bene, andiamo a vedere come farli. Ciao! Per preparare questi panini, ho rinfrescato la mia pasta madre 4 ore prima, oppure la sera se volete. Eccola qua, questa è la mia cucciola. Ed ho portato la parte che mi serviva al raddoppio a temperatura ambiente. Questi sono tutti gli ingredienti. Ora procedo direttamente nella planetaria con il lievito spezzettato e l'acqua. Ok, ci verso anche il cucchiaino di miele. E poi faccio girare un pochino la planetaria per schiumare, per sciogliere la pasta madre. Eccoci qua. Una volta pronto, io ho messo lo yogurt bianco, l'ho comprato, però se avete modo di farlo voi, di avere un lievito naturale, è meglio. Quindi ho versato lo yogurt e la farina. Faccio girare e poi verso il sale, un cucchiaino di sale, io ne metto sempre un po' meno di sale, questo è un gusto mio. E poi ci verso l'olio, ce ne verso un po', poi giro e ancora un altro pochino. Faccio girare per almeno 10 minuti. Una volta pronto l'impasto, lo rovescio su un piano di lavoro. E qui inizio a fare i giri di pieghe. Io ne farò tre giri con 20 minuti di riposo tra un giro e l'altro, coperto naturalmente con una ciotola. Questa ricetta io l'ho trovata sul blog di La Magica Cucina di Luisa Bertolino. Però la ricetta è di Tina Scalisi, la nostra amica che fa parte anche lei del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Bene, faccio l'ultimo giro di pieghe. Ok, scusate, mi ho messo soltanto il tappetino che non aderisce molto bene. Una volta finito l'ultimo giro di pieghe, ecco qua, metto l'impasto dentro una ciotola e aspetto che raddoppi. Ora a me ci sono volute all'incirca 5 ore, forse anche un po' meno. Ho detto raddoppia, ma quantomeno che aumenti di volume, insomma, non è che dobbiamo star lì a misurare, eh? Bene. Ed ecco l'impasto lievitato. Bene, adesso procediamo per fare le pezzature dei panini. Mettiamo sul piano, infariniamo, ma nemmeno serviva infarinare, perché ho visto poi alla fine era meglio senza farina. Così lo allargo appena un pochino e poi lo divido. I panini presso a poco dovrebbero essere di 100 grammi, in modo che ce ne vengono 10 con questo impasto. Io però forse non ho, perché non è che mi sono messa lì a pesare, eh. Comunque ne sono venuti 9. Ok. Li divido. Sì, sto facendo un po' a occhio, ho pesato solo il primo panino e sicuramente sono più di 100 grammi. E poi cerco di dare una forma allungata al panino. Io faccio così, ne ho fatto qualcuno così, ripiego i lembi come se dovessi fare un piccolo filoncino. Ok, vediamo come posso fare.
anche pirlato un pochino, anche se sono talmente piccoli che è un po' difficile. Ok. E li adagio su carta forno. Vediamo quest'altro. Proviamo quest'altro a farlo diverso. Ci sono le bolle, vedete? E questo lo piego così. Lo arrotolo. Ok. Questo per fare i panini proprio come la ricetta originale, ma se volete fare dei panini normali, rotondi, non è che cambia la cosa, eh. Io li farò identici alla ricetta. Ok, eccoli qua. Adesso li copro con un telo e bisogna aspettare che raddoppiano. Eccoli qua, inutile che vi dico 3-4 ore, debbono aumentare, vedete? I miei sono pronti. Adesso pratico dei tagli trasversali, due tagli a panino. E in forno. Oh, il forno deve stare a 200 gradi, all'incirca ci vogliono 20 minuti o mezz'ora, non fateli colorire troppo perché sono piccoli, vedete, i panini, così vanno bene. Eccoli qua. Bene, io direi che è una bella ricetta, i panini mi sono venuti quasi uguali a quelli di Luisa e di Tina. Sono morbidi dentro, vedete, fuori sono croccanti e dentro morbidi. Questi sono ottimi per la merenda, per i bambini, anche per portarli a scuola. Bene amici, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!